È Diego Peruga, il nuovo capo di gabinetto del sindaco, il comandante dei vigili urbani, prende il nuovo incarico all'indomani delle dimissioni di Giuseppe Arcarese, che adesso si occuperà a pieno ritmo dell'informatizzazione del comune. Peruga manterrà il doppio incarico, quello di comandante dei vigili urbani e di capo di gabinetto, funzione molto impegnativa perché consiste nel seguire tutte le attività istituzionali del sindaco e dirigere l'ufficio di gabinetto, dove lavora parte dello staff del primo cittadino. Il comandante, che ha già il suo impegno nella riorganizzazione della polizia municipale, pare che sposterà un dipendente del comando, un vigile, al gabinetto del sindaco, che si occuperà di istruire tutte le pratiche precipue del ruolo di capo, una sorta di strettissimo collaboratore che supervisionerà anche il lavoro dell'ufficio di cui fa parte anche la segreteria del sindaco. Il problema sarà anche logistico. Mentre i capi di gabinetto che si sono succeduti nel corso degli anni sono stati funzionari e dirigenti con gli uffici a Palazzo del Carmine, da Lito Cucchiara a Irma Marchese sino a Peppe Arcarese, adesso con Peruga gli uffici saranno fisicamente lontani. Un tempo il capo di gabinetto aveva anche una stanza nel piano nobile, proprio accanto agli uffici del sindaco. Adesso non c'è più ed è diventata la stanza dell'assessore al bilancio. Incarico difficile e faticoso quello assunto da Peruga, che comunque per varie ragioni non ha potuto rifiutare, e ancora nel periodo di prova per la conferma definitiva a comandante dei vigili urbani.